Oggetto numero 34, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Agaviti. Prego, consigliere. Grazie Presidente. L'interrogazione è sull'utilizzo dei fondi europei per restaurare i simboli fascisti, cioè i fasci Littoria al mercato coperto di Perugia. Vorrei iniziare ricordando un saggio che ha scritto Umberto Eco. È molto bello, si chiama Il fascismo eterno. E in questo saggio ripercorre tutte le storture e le aberrazioni che hanno portato ai totalitarismi. Se possiamo considerare il fascismo un cancro, il nazismo, il franchismo ne furono le metastasi. E tra le storture ci sono due cose che sono avvenute nell'ultimo periodo. La prima, in questi giorni abbiamo assistito all'assalto da parte di neofascisti di una realtà sindacale, la sede nazionale della CGIL. Questo è accaduto anche nel ventennio. Ma la seconda riguarda il nostro territorio, riguarda il nostro mercato coperto, che è l'esaltazione dei simboli. Il simbolo fascista, cioè il fascio Littorio, è inaccettabile. Ed è inaccettabile soprattutto se lo paragonate all'entrare in una realtà commerciale, turistica, in Germania e trovarci la svastica. Sarebbe una cosa che non verrebbe accettato prima di tutto da chi amministra e poi dalla popolazione. Qui da noi invece chi l'amministra l'ha voluto perché quel simbolo, quel fascio era coperto e la malta che copriva quel fascio ha ancora più valore storico messa dai cittadini liberi e liberati dall'occupazione nazifascista, ha un valore ancora più alto del fascio che ci si trova sotto. Ecco, nell'ingresso nord e sud di una struttura restaurata con i fondi regionali ed europei, nell'ingresso sia nord che sud perché i simboli sono due, e nei palchetti che saranno lì presenti, per cui saranno tutti gli eventi con come sfondo un fascio Littorio, e questo non può essere taciuto o accettato, ecco, noi chiediamo, come è stato chiesto dall'onorevole Fratoianni in Parlamento, come è stato chiesto dall'onorevole Benifei al Parlamento europeo, noi anche qui, nella massima assise regionale, che è la realtà che tra l'altro ha finanziato con fondi regionali e con fondi europei questo restauro, noi chiediamo che il restauro non sia una restaurazione. Non è possibile che si accetti di esporre in una realtà che sarà una delle porte del centro storico del nostro capoluogo, si accetti di esporre un fascio Littorio. C'è stata una forte reazione di ricercatori e docenti universitari, di associazioni e organizzazioni di tutte le realtà e della popolazione, anche con manifestazioni di piazza. Gli unici che lo stanno ignorando sono la giunta regionale e la giunta comunale. Sembra ed emerge chiaramente anche che proprio perché l'Unione Europea nasce dalle macerie lasciate dai totalitarismi, non sia possibile utilizzare i fondi europei per fare questo. Per cui noi oggi la riportiamo qui e lo rifaremo e non permetteremo che si vada avanti, che si inauguri con come sfondo di una realtà che diventerà simbolo della nostra regione, della nostra città, due fasci Littori. Grazie. Grazie consigliere Bori. Prego assessore Agaviti. La giunta regionale con deliberazione numero 436 del 24/4/2014 ha aderito al PAC, che è il piano di azione e coesione nazionale. Con la successiva delibera numero 1104 del 9/9/2014 è stato approvato l'elenco degli interventi da finanziare nell'ambito del programma parallelo della regione Umbria, tra i quali è compreso l'intervento di rifunzionalizzazione del mercato coperto di Perugia, finanziato per un importo di euro 4.850.000. Con ulteriore delibera numero 1340 del 31/10/2014, la Giunta ha approvato il programma parallelo della Regione Umbria, coerente ovviamente con il POR FERS 2007-13. Il Comune di Perugia, con deliberazione di giunta numero 238 del 5/8/2015, ha approvato il progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione dell'ex mercato coperto.
dell'importo complessivo di 5.750.000, finanziato per euro 4.850.000 dalla Regione, a valere sulle suddette risorse PAC, e euro 900.000 con fondi propri del Comune, di cui alla medesima delibera 238 del 2015. A seguito dell'avvio dei lavori, la direzione competente ha disposto una perizia di variante tecnica suppletiva e migliorativa, approvata con una determina dirigenziale e del sviluppo del territorio numero 50317/2017, contenuto all'importo complessivo di 5.750.000, nel rispetto della concezione architettonica del complesso, quindi del mercato coperto, finalizzata al consolidamento, restauro e miglioramento sismico. Si informa inoltre che allo stato attuale la Regione ha concesso e trasferito al Comune di Perugia 3 acconti per il complessivo importo di euro 3.776.525,85 rispetto al finanziamento assegnato di 4.850.000. Per quanto sopraesposto e in risposta proprio nel merito anche dell'interrogazione, ti informa che non risultano eseguiti sopralluoghi congiunti tra il personale della Regione, Comune di Perugia, Sovrintendenza di Perugia, in merito alla riscoperta di fasci littori posti all'interno del complesso ex mercato coperto di Perugia. Non risultano segnalazioni da parte del Comune di Perugia inerenti al restauro di simboli del ventennio dipinti sulle pareti interne dell'ex mercato coperto di Perugia. Non risultano richieste di parere in merito all'inserimento di lavorazioni particolari relative al mantenimento a vista delle pitture murali in questione. Consigliere Bori, prego per la replica. Grazie Presidente. Assessore, almeno oggi abbiamo chiarito un punto, il fatto che la Regione, che è l'istituzione che ha stanziato i fondi regionali europei e che li ha dati al Comune e che ha fatto un percorso giusto, che è quello del recupero di una realtà com'è il mercato coperto di Perugia, non era mai stata informata, non era mai stata al corrente, non era mai stata condivisa la scelta di riportare alla luce i due fasci littori che caratterizzano i due ingressi del mercato coperto. Il fatto che la Regione non lo sapesse è grave e io le chiedo già da subito in maniera informale, poi glielo chiederò in maniera formale, di attivarsi subito presso il Comune di Perugia. Perché se né l'Unione Europea condivide l'utilizzo di questi fondi, né la Regione ne è informata ed è stata una scelta meramente di una giunta comunale di riportare alla luce i simboli del fascismo coperti dai cittadini liberi e dai partigiani, non casualmente, come non casualmente sono stati riportati alla luce, ecco, io credo che qui siamo a un punto di svolta, che la Regione debba chiedere conto di queste scelte sbagliate, che si stanno dimostrando sbagliate. Il sindaco sta facendo retromarcia, ma troppo tardi, adesso ha detto che cercheranno scelte condivise. L'unica scelta condivisa possibile è quella di ricoprire i simboli di una dittatura sanguinaria che ha portato l'Italia alla guerra e alla morte. Per cui noi le chiediamo questo in maniera informale, glielo chiederemo poi in maniera formale. La Regione non può far finta di non aver saputo e di non aver visto niente. Grazie. Grazie consigliere Bori. Recuperiamo la question time del consigliere Mancini, oggetto numero 30, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Prego, presidente Mancini. Grazie presidente. Allora, questa interrogazione porta la firma del sottoscritto, ma insieme ai colleghi Paola Fioroni e consigliere Rondini, che ringrazio sempre per la collaborazione. Si parla di assistenza, il 118, prevenzione di un'ulteriore postazione del 118 nel comune di Sellano. Ricordato che dal 1998 al 2005 il gruppo comunale di protezione civile di Sellano ha avuto una postazione del 118 gestita H24 che copriva tutto il territorio montano, ovvero sia Sellano, Cerreto di Spoleto, Verchiano, Rasiglia e all'occorrenza Colfiorito e parte della Vannerina. Ricordate, con l'avvio dei lavori della superstrada Foligno-Civitanova Marche, la suddetta postazione del 118 è stata trasferita da Sellano a Casenuove, nel comune di Foligno, considerata la vicinanza ai luoghi della costruzione della strada stessa.
Preso atto dei lavori completati nella Foligno Civitanova, la predetta postazione non è stata riportata nel sito di Sellano, cioè al tempo 98-2005. Considerato che ad oggi è prevista la postazione giornaliera di Casenuove Foligno e quella notturna di Colfiorito, sempre nel territorio di Foligno, lasciando di fatto sguarnita tutta la zona della montagna comprendente i comuni di Sellano e Cerreto di Spoleto, nelle frazioni che distano da Foligno, Spoleto, Norcia, anche 50 km, con tempi di percorrenza considerevoli in caso di urgenza. Ricordato che il gruppo comunale volontario di protezione civile del comune di Sellano si è impegnato a mettere a disposizione a titolo gratuito locali idonei allo scopo e tutte le utenze, compreso il collegamento internet, tutto ciò premesso, l'assessore si interroga alla giunta per sapere se è possibile prevedere un'ulteriore postazione di 118 attiva H12 nel comune di Sellano. Grazie. Grazie Presidente Mancini. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Allora, attualmente nel comprensorio Sellano Colfiorito Casenuove è presente un'ambulanza a Casenuove dalle 8 alle 20 e un'ambulanza H12 notturna dalle 20 alle 8 a Colfiorito. Tale organizzazione risale a un periodo precedente all'unificazione delle tre centrali operative. Fu disposta dalla centrale operativa 118 di Foligno all'epoca. Come ricordava correttamente il consigliere Mancini. Dal 1 gennaio 2021 al 12 ottobre 2021 le due ambulanze hanno effettuato un totale di 660 interventi, l'ambulanza di Casenuove 542, quella di Colfiorito 118 interventi. Di questi 660 eventi complessivi, 79 sono stati effettuati verso Sellano, pari a circa 8,3 missioni al mese. La distanza da Casenuove a Sellano è di circa 16 km, quella da Colfiorito a Sellano è di 27 km. Sulla base di quanto emerge, gli interventi notturni a partire da Colfiorito necessitano di tempi maggiori di quelli diurni in partenza da Casenuove. Nell'ottica di un riassetto ad iso risorse verrà sicuramente tenuta in considerazione quella che è la difficoltà e la distanza per gli interventi da Sellano e di conseguenza verificheremo appunto questa opportunità di collocare presso Sellano un'ulteriore ambulanza che possa servire il territorio nella maniera ubiquitaria come viene servito a tutto quanto il resto del territorio. È chiaro che all'interno del piano sociosanitario verrà fatta una rivisitazione totale per quanto riguarda l'emergenza urgenza a 360 gradi in maniera tale da equiparare tutti quanti i territori, da verificare puntualmente quelli che possono essere e che saranno i tempi di intervento mantenendo all'interno di quelli che sono dettati dalle regole dell'AMS e del Ministero della Sanità. Questo a garanzia di tutti quanti gli umbri. Grazie. Grazie Assessore, non so se il Presidente vuole replicare, prego Presidente Mancini. Allora io intanto prendo atto e ringrazio l'Assessore Coletto della volontà di valutare convintamente questa proposta, perché so che si dice valutare, di fatto Assessore non le vorrei strappare un sì, ma diciamo che se lei chiaramente dice che valuta vuol dire che non è neanche un no. Quindi bisogna dire alle comunità di Cerreto e ovviamente di Sellano, che ricordiamo sono forse quei comuni che nella panorama della dialettica zone terremotate sono comuni che rimangono sempre indietro, non vengono quasi mai citati, eppure la Vannerina li considera tutti gli effetti comuni orograficamente della Vannerina, quindi con tutte le problematiche di quella particolare orografia che hanno quelle valli e quei territori. Quindi prendo con una soddisfazione il suo impegno e chiaramente voglio anche ricordare che il sindaco di Sellano è ampiamente a disposizione per, come ho riportato anche nell'interrogazione, per sostenere insieme a tutto il gruppo dei volontari ogni spesa che garantisce assistenza per avere questo servizio. Io penso che i ragionamenti, ancorché vincolanti in termini di bilanci, di numeri, di rapporto abitanti, distanze, sono chiaramente imprescindibili, però la Vannerina è una situazione territoriale che merita
ovviamente una prospettiva diversa. L'abbiamo sempre affrontata, assessore, come un territorio particolare dalle grandi opportunità. L'abbiamo ricordato e l'abbiamo visto anche con la forte affluenza turistica. Quindi il messaggio che la Valnerina è bella e sicura anche dal punto di vista sanitario, nell'intervento non solo alla popolazione residente, ma anche chi gode di quei paesaggi, di quella natura meravigliosa, così tanto amata a livello nazionale, sia un'attenzione politica su cui questa giunta, anche nel comparto sanitario, non debba sottarsi. Grazie. Grazie Presidente. Ultimo question time. Oggetto numero 35. Interroga la Vicepresidente Meloni, rispondemela secche. Prego, Vicepresidente. Grazie Presidente. Torniamo di nuovo a parlare di trasporto scolastico e di servizi. Avevamo già fatto delle interrogazioni, l'ultima del 3 settembre 2021, che era in merito al mancato rimborso alle famiglie degli abbonamenti pagati l'anno passato, ma purtroppo non usufruiti a causa della chiusura delle scuole. Torniamo oggi a parlare invece di disservizi di trasporto scolastico. Disservizi che si stanno verificando ormai dall'inizio dell'anno scolastico e che arrivano anche attraverso numerose segnalazioni fatte dalle famiglie, che sottolineano quanto i ragazzi abbiano difficoltà nell'intercettare le coincidenze, in particolare negli istituti di Pescille, che è l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, che tra l'altro conta circa 1.500-1.800 studenti. Allora, queste problematiche riguardano un po' tutti i cittadini dell'area del Perugino e anche del Lago Trasimeno, che sono ovviamente i più lontani dalla scuola, e ogni giorno accumulano circa 20-30 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, e questo significa fare ogni volta dei permessi speciali. Ci sono anche delle linee, peraltro, che riguardano invece l'istituto come quello del Giordano Bruno, che ci siano ovviamente molte richieste di uscita anticipata proprio per non perdere le coincidenze. Ovviamente la causa di questi ritardi è quasi sempre nella coincidenza tra gli autobus di Bus Italia che incrociano alla stazione di Perugia le navette di raccordo. Ora, probabilmente immagino che ci sia un doppio problema. Da una parte la massima capienza che si arriva ad avere negli autobus e che provoca ovviamente la rimanere a terra di molti studenti, e che quindi arrivano tardi perché devono aspettare la navetta successiva. Dall'altra parte forse una mancata programmazione adeguata degli spostamenti. Fatto sta che comunque ci sono numerosi disservizi che cominciano a gravare pesantemente anche nel rapporto e nella conciliazione tra lo studio e le attività quotidiane dei ragazzi, che spesso magari devono rimanere fuori casa di più perché non riescono a prendere la coincidenza. Ora, quello dei trasporti è un tema che abbiamo affrontato più volte anche durante la pandemia e dopo la pandemia. Molte sono le difficoltà ovviamente riscontrate, però in questo momento credo che siamo all'inizio dell'anno e dovremmo cercare un po' di invertire la rotta per cercare di dare, oltre che servizi migliori, più adeguati, perché comunque anche i costi sono sempre molto alti, e soprattutto cercare di evitare questi gravi disagi agli studenti, alle famiglie e anche comunque alla comunità scolastica. Quindi chiediamo alla Giunta regionale e all'assessorato in particolare se intende prendere azioni o intraprendere azioni con il gestore Bus Italia per cercare di risolvere queste problematiche. Grazie. Assessore Melasecche. Rispondo a margine per quanto riguarda il rimborso degli abbonamenti, che ricordo che io personalmente ho sottoposto alla conferenza Stato-Regioni, cioè alla Commissione Trasporti, e tutti gli assessori di tutta Italia, compresi quelli delle regioni governate dal centro-sinistra, hanno condiviso con me la necessità che il governo si faccia carico di quel problema, perché chiaramente le regioni non hanno la possibilità di venire incontro spendendo milioni purtroppo su un fronte per il quale non hanno liquidità. Per quanto riguarda il problema specifico,
La situazione è leggermente diversa da quella descritta. Mi spiego. A seguito dell'attività di monitoraggio costantemente posti in essere dall'assessorato e dalla società, le corse con validità scolastica delle linee E017 ed E018, che servono in particolar modo gli studenti provenienti da Magione e dall'area del Trasimeno, che frequentano gli istituti scolastici di Perugia, risultano essere effettuate regolarmente. Ho tutti gli orari qui, poi le fornisco una copia, da cui si desume quello che adesso vado a descrivere. Atteso che tutte le corse sopra indicate, utilizzate anche dagli studenti diretti al Volta, arrivano in orario a Perugia Fontivegge e che conseguentemente gli autobus in partenza per Piscille rispettano l'orario programmato previsto per le ore 7.45-7.46, peraltro con un servizio significativamente potenziato nel numero di mezzi a disposizione dei passeggeri al fine di rispettare le disposizioni di legge che prevedono una riduzione della capienza massima, e si precisa che gli orari attualmente in vigore sono i medesimi dell'anno scolastico precedente. Ciò premesso, dalle rilevazioni svolte è emerso che nella maggior parte dei giorni il traffico veicolare particolarmente congestionato, specialmente in prossimità dell'uscita di Piscille del raccordo autostradale Perugia Bettolle, abbia determinato i ritardi negli orari di arrivo al presso scolastico. In particolare, nei giorni 8, 11 e 13 ottobre, gli autobus hanno impiegato circa 10-15 minuti dall'uscita di Piscille all'istituto scolastico, con arrivi fino alle 8.05-8.10 circa, a fronte dell'orario programmato delle 7.55 e delle 7.58. In conclusione, posto che il trasporto di tutti gli studenti a Piscille viene sempre garantito, come dicevamo, le criticità sono relative non alla gestione degli autobus, quanto al fatto della impossibilità fisica di arrivare all'istituto, vista la costipazione totale delle auto dei genitori non gestite in maniera adeguata da chi dovrebbe farlo. Quindi, cosa si potrebbe fare? Si potrebbe anticipare ulteriormente. Questo comporterebbe però per migliaia di studenti dover partire prima la mattina, quando questo non è necessario, perché basterebbe regolare il flusso di traffico locale, che è competenza non della regione. Quindi tempo, assessore. Bisogna affrontare questo problema. Aggiungo, ho anche la rilevazione che io avevo chiesto da Tavernelle al Volta e mi confermo la stessa cosa: orari puntuali salvo il tratto finale, dove la legge fisica della impenetrabilità dei corpi impedisce agli autobus di arrivare, che però sono lì puntuali tutti. Quindi occorre stabilire adesso: o il Comune di Perugia si fa carico di gestire il traffico in quel punto, soprattutto impedendo ad auto di stare in divieto di sosta e con tutto quello che ne consegue, oppure dovremmo penalizzare migliaia di studenti, il che è inopportuno. Noi siamo a disposizione per qualsiasi proposta in un senso o nell'altro, ma riteniamo che nei prossimi giorni, con gli orari e con la maggiore fiducia da parte dei genitori, si riduca l'afflusso delle auto private e quindi dovrebbe tornare tutto come l'anno passato ad una maggiore regolarità. Grazie. Vicepresidente Meloni. Grazie assessore. Intanto comprendiamo, giusto due piccole annotazioni. Allora, la prima, sì, richiesta appunto nazionale per il rimborso degli abbonamenti, bene, lo avevamo fatto anche noi come minoranza. Magari ho visto che, come avevo detto già durante l'interrogazione, capisco che magari chiedere troppo, ma l'Emilia Romagna, che aveva per tutto l'anno ha deciso di dare gratis gli abbonamenti, proprio evidentemente con un fondo regionale,
proprio per sopperire alle difficoltà avute lo scorso anno, considerando sempre che l'Umbria è una delle regioni che ha avuto comunque il numero più alto di chiusura delle scuole, quindi, e il Friuli Venezia Giulia che ha comunque ridotto del 50% sia gli abbonamenti che i ticket proprio in virtù della pandemia. Quindi quello che continua a chiedere è magari uno sforzo aggiuntivo, considerando che i costi sono davvero alti e importanti. Per quanto riguarda invece la questione legata al disservizio e ai ritardi o richieste di anticipo, la situazione che oggi lei ci rappresenta è una fotografia ancora diversa, perché ci racconta che la congestione avviene in prossimità della scuola per varie motivazioni. Sicuramente bisognerà far leva sulla sensibilità delle famiglie e dei genitori, magari con un traffico più disciplinato e anche con una, magari cercare di organizzarsi magari tutti con i mezzi pubblici, ma sicuramente far leva anche con chi deve vigilare sul traffico, quindi Comune di Perugia, perché cioè, i ragazzi soprattutto nelle zone non solo del Trasimeno ma anche del territorio del Perugino, penso che più che partire a casa alle 7:15 o addirittura anche prima, credo che sia impensabile poter organizzarsi in questo modo. Però è anche ormai assurdo che continuino a fotografarci delle situazioni di capienza massima, che lei dice non esserci, però poi ci sono foto eccetera, quindi cercheremo di monitorarle magari meglio tutti. E nel rispetto comunque anche di quelli che sono gli orari, forse non so se vale la pena chiedere a Bus Italia di mettere qualche corsa in più, e sicuramente di chiedere al Comune di Perugia di risolvere la questione legata al traffico su quel tratto, perlomeno monitorarlo in un certo periodo di tempo, visto che, voglio dire, spesso ci troviamo insomma impiegare anche il personale nel vigilare questa importante tematica, credo che sia quanto mai dovuto, soprattutto perché, ripeto, un abbonamento in questi territori costa ad una famiglia circa 500 euro l'anno e credo che i disservizi non sono più tollerabili. Grazie.